Adesso, come vi avevo anticipato, ci concentriamo sul mondo dell'arte. Allora, diamo subito il benvenuto a Nelly Ruggeri, che è una street artist. Allora, cosa vuol dire? Raccontaci un po' il tuo mondo. Buongiorno a tutti intanto, Benvenuta. grazie di avermi invitato per questa puntata. Ma il mondo della street art è molto vario, il mondo dell'arte in generale è molto vario, quindi non saprei, il mondo della street art in Italia o... Beh, Bologna sicuramente no, rappresenta un centro caldo per quanto riguarda no, questo genere in particolar modo. Poi tu sarai protagonista proprio di una performance live qui con Carpigiani. Raccontiamo, ecco, partiamo un po' da questo e poi magari ci colleghiamo a quello che è il tuo mondo. Certo. E, allora, la street art a Bologna si sta iniziando a muovere. Diciamo che fino a qualche anno fa era visto un po' come vandalismo, quindi qualcosa di astratto, un concetto che non rappresentava proprio l'arte. Invece gli artisti di strada sono effettivamente artisti a tutto tondo, escono dalle accademie di belle arti, hanno fatto degli studi concreti, quindi non è detto che siano semplicemente vandali o persone che scarabocchiano sui muri. Ci sono tante sfumature che comunque rappresentano persone che sanno fare anche disegni di qualità e arte a tutti gli effetti. Ecco, quindi è una declinazione dell'arte, no? Se si può dire, ecco, a tutti gli effetti, perché poi ci sono davvero delle realizzazioni di grande effetto, molto belle, che in alcuni casi davvero valorizzano alcuni luoghi della città un po' abbandonati. Di solito lo si Certo. associa, no, alle periferie, all'archeologia industriale, per cui magari si collegano questi due livelli, però in generale appunto viene sempre più accettata questa declinazione, questa forma artistica. Allora, tu Certo. diciamo sarai protagonista di questa performance live perché appunto realizzerai una delle tue opere a partire da una foto d'epoca. Raccontiamo un Una po' foto questo d'epoca, sì. progetto. Allora, diciamo che io ho sempre dipinto, fin da quando ero bambina, su fogli di carta, su materiali di qualsiasi tipo, un po' in astratto, un po' tanto colore sempre. Ma il concetto della fotografia è nato negli ultimi anni, quindi ogni anno ha un'evoluzione artistica, quindi cambia un po', c'è sempre qualcosa di nuovo. E diciamo che da 2 anni a questa parte, dall'astratto, che era un po' la base del mio lavoro, sono nate le fotografie. Quindi prendo una fotografia d'epoca classica, la reinterpreto in chiave moderna, quindi la digitalizzo sul computer. Diventa art digital e poi viene finita a mano a colori con bombolette, carboncini e qualsiasi tipo di tecnica. Ecco, parliamo chiaramente no, di dimensioni che cambiano perché uno scatto fotografico, soprattutto se d'epoca, è davvero un piccolo manufatto, no? Rappresenta un po' un passato storico, ci ricollega con qualcosa che viene da molto lontano. Però appunto parlando proprio di superficie, appunto di azione, davvero è ridotta. Quindi quando poi vai a digitalizzare, cosa accade? Che spesso appunto tutto cambia completamente dimensione, no? Ah certo, è stato difficile questo processo all'inizio perché non l'avevo mai fatto e non capivo neanche io da che parte cominciare. Poi con l'esperienza ho capito un po' come poter ingrandire queste fotografie e farle diventare immagini e file di anche 5 metri di grandezza, perché sì, queste fotografie sono molto piccole, le foto d'epoca hanno delle dimensioni veramente ridotte. Non esistono più i negativi, quindi non si possono più risviluppare. L'unica maniera è scansionarle con macchinari di altissima definizione, digitalizzare la fotografia e lavorare in digitale sul computer. Quindi il passaggio che faccio è digitalizzare la foto e dipingere al computer. Quindi questo è il primo passaggio. Ecco, come si dipinge al computer? Perché sicuramente noi qui sul nostro tavolo abbiamo cercato, no, di allestire un po' per richiamare quelli che sono poi i tuoi strumenti di lavoro, dunque la tavolozza con le bombolette spray, i pennelli, ma nel concreto poi quando tutto questo viene tradotto in digitale,
cambia completamente. Come avviene questo passaggio dal colore vero fisico modulabile sulla tavolozza al colore in digitale, che sicuramente appunto rappresenta altre caratteristiche? Esatto, proprio un'altra dimensione, un'altra interpretazione. Il colore digitale è bellissimo, nel senso che con il digital si fanno effetti che nel mondo reale non, cioè proprio nel pennello non si riescono a ottenere. Quindi si fa, almeno io faccio due passaggi, un po' di segno grafico, quindi fatto con pennelli digitali, esistono pennelli, gomme, tanti strumenti del computer che noi possiamo utilizzare, che rendono poi la fotografia un'altra cosa. Si passa dall'avere la foto in bianco e nero, sbiadita dal tempo, un po' vecchia, che ha un po' quella patina, al comunque avere una foto che sembra molto moderna, con tanto colore, ma che prende vita di nuovo. Questo è un po' il concetto alla base del mio lavoro. Quindi in qualche modo resta il nucleo temporale, no, di quello scatto, ma viene in qualche modo sublimato poi in quella nube di colori che lo vanno in qualche modo a circondare, a valorizzare. Sì, certamente, anche perché comunque una parte di bianco e nero rimane visibile, quindi un po' di bianco e nero sotto rimane e si vede che il colore sta iniziando a prendere forma, quindi dà forma all'oggetto che sembra uscire dalla fotografia per entrare nella nostra modernità. Questo è il mio mondo un po'. Quindi in qualche modo ti lasci davvero ispirare tanto dalle foto d'epoca? Sì, quando vedo una fotografia capisco se è una fotografia che io voglio dipingere e interpretare oppure se non è una fotografia che è nelle mie corde. Ad esempio, cos'è che la colloca nelle tue corde? Cos'è che fa davvero la differenza? I personaggi in sé hanno probabilmente qualcosa che mi ricorda anche il mio mondo. Non saprei dire, ma è come una specie di amore a prima vista. Appena vedo una fotografia capisco se il personaggio ha qualcosa che mi cattura, mi piace, la sua è come se io volessi raccontare la sua storia tramite il mio pennello, la reinvento, ecco. È la mia storia ed è la sua. In qualche modo una continuazione di quella storia, no? Sì, una continuazione in chiave moderna, quindi oggi, come se il personaggio vivesse oggi e non vivesse ieri. Esatto. Allora, parliamo, no, di questa tua presenza all'interno del parco per questa iniziativa speciale, di cosa si tratta? Allora, si tratta di un'iniziativa nuova, sicuramente interessante, bello all'interno di un parco gastronomico italiano, perché io penso che l'Italia non sia solo cibo, ma molto cultura, e la street art penso proprio che sia il futuro. Cioè, il futuro dell'arte domani sarà soprattutto street art. Street art. E quindi sta iniziando anche in Italia questo nuovo processo ed è interessante svilupparlo all'interno di un parco come questo. Ecco, un'ultima riflessione sul discorso della street art, perché comunque è qualcosa che è soggetta al tempo e anche alla possibilità di essere cancellata, quindi di sparire completamente. Cioè, se andiamo a scattare una foto banalmente di un murales, no? Quello magari quello è il segno tangibile, però probabilmente quel dipinto, quel disegno potrebbe non esserci più, potrebbe essere, certo, diciamo, in qualche modo cancellato e a sua volta poi, diciamo, rifatto. Modo, esatto. Penso proprio che sia la parte anche un po' romantica della street art. Il suo bello è proprio che non è per sempre come noi. Noi siamo in questo tempo per un po' di tempo. La street art uguale, quando è finita il suo ciclo di vita, finisce e c'è qualcosa di nuovo. Quindi in qualche modo anche l'atto performativo è parte dell'opera stessa, perché nel momento in cui tu vai a realizzarla, quel momento, no, di performance artistica diventa parte del ciclo vitale dell'opera, che potrebbe esaurirsi in un giorno, un'ora, un anno. Esatto, a meno che non rimangano dei video, delle tracce di questa performance che sia fatta in uno spazio pubblico piuttosto che su un muro all'aperto e rimane traccia di questa cosa, nel tempo viene cancellata, quindi è una cosa che va a deteriorarsi. Ok, quindi partirai da una foto d'epoca? In questo caso sì, di cosa in questo si caso tratta? L'opera non verrà cancellata perché sarà fatta su tela. E partiremo da una foto storica di Carpigiani, una foto molto bella che ho visto anni fa,
e appena l'ho vista ho detto mi piacerebbe, che vediamo in mi piacerebbe nelle immagini, reinterpretarla, esatto, in chiave moderna. Molto bello questo furgoncino dei gelati con scritto Bologna. Ho proprio pensato che era bello interpretarlo perché comunque caratterizza proprio la nostra città e si vede questo bambino che prende il gelato. È una foto che si presta anche per essere dipinta molto candy, con questi toni sul rosa, sull'azzurro, che richiamano le caramelle, il cibo e tutto quello che i bambini amano mangiare. Tra l'altro dice tanto, no, anche sui consumi, sul modo, no, sulla storia dei consumi di questo bambino che prende questo gelatone in compagnia del papà. È proprio un pezzo di penso storia. Penso che sia un pezzo di storia, sicuramente grosso, è un'azienda molto solida in Italia sicuramente. Ed è un po' la storia anche, rappresenta. Mi piaceva questa fotografia perché comunque rappresenta anche un'epoca ben definita. Gli anni 50 hanno sempre un fascino particolare, quindi... Ecco, c'è un periodo storico che in particolar modo ti ispira, ti colpisce e comunque ti sembra più interessante da indagare dal punto di vista artistico? Allora, dal punto di vista artistico in realtà dipende un po' dal tema delle mostre che creo. Per esempio qualche anno fa ho fatto una mostra tutta sulle auto d'epoca perché avevo un album storico in famiglia meraviglioso con delle foto di mio bisnonno che era un corridore famosissimo negli anni 20 e quindi ho foto con Tazio Nuvolari, con Enzo Ferrari, e con Maserati, quindi potevo prendere queste fotografie che erano comunque una parte della mia famiglia perché il personaggio che io rappresentavo era mio bisnonno. E quindi questo personaggio reinterpretato comunque ad oggi era un po' come, non so, vedere una parte della mia famiglia che torna. Che torna, che magari resta. Esatto, nel tempo e diciamo ti sei un po' aggiunta in corsa tu a queste foto perché hai lasciato poi il tuo segno con il colore, con diciamo la tua lettura artistica di quel tempo, sì, e di quei personaggi. Dunque ecco il tuo percorso artistico in qualche modo dove ti ha portato e dove pensi che possa portarti lavorando sempre sulla street art? Ma alla street art mi sono in realtà avvicinata da poco, da pochi anni. Ho fatto dei bei lavori all'estero, a Düsseldorf c'era una fiera internazionale del packaging, a cui sono stata ospite, e ho lavorato per un'azienda, ho fatto un bellissimo murales sulla facciata del loro stand e ha comunque altezze molto elevate perché era uno stand molto grande e ho lavorato per questa azienda Camp Packaging che diciamo essere anche molto innovativa per quanto riguarda l'arte e tutto quello che è il mondo creativo, perché comunque fare qualcosa del genere all'interno di uno stand di macchine automatiche è qualcosa di davvero molto, veramente molto creativo e innovativo. Nessuno penso che sia mai fatto qualcosa del genere. È un'iniziativa che è piaciuta molto, c'è stato molto pubblico che comunque è stato attratto, ha fatto domande, addirittura molte persone volevano dipingere, quindi chiedevano di potersi mettere e cimentare nella pittura, quindi è una cosa anche diciamo divertente per gli ospiti che sono. Ecco, proprio pensando al packaging, no? Che in qualche modo nel corso della storia dell'arte, se pensiamo poi a Andy Warhol, in qualche modo attira tanto, no? Gli artisti, è qualcosa su cui si può lavorare, su cui si può davvero inventare uno stile o magari lo si può restituire a un'idea, ecco, all'ambito creativo, perché molto spesso noi soprattutto adesso diamo per scontato il packaging e invece appunto è comunque una superficie da interpretare, una superficie su cui produrre arte in qualche modo, no? Assolutamente, infatti io penso che anche in passato moltissimi artisti hanno fatto su bottiglie di vino, magari all'epoca, o su proprio scatole, per tante aziende hanno lavorato sicuramente, quindi comunque può essere un'opportunità bella anche per un artista per creare e lasciare il segno di una cosa che resta nel tempo.
Ecco, pensiamo allora dalla superficie ridotta del packaging a quelle grandi proposte, no, da muri o magari contesti particolari per quanto riguarda la street art, a tutte le superfici del mondo contemporaneo che in qualche modo vengono cambiate di segno attraverso l'arte, o meglio l'arte porta la superficie di realizzazione dell'opera su altri spazi, altri contesti. In che modo appunto vengono rivisitati gli spazi e le superfici? Ma gli spazi possono essere di vario tipo, cioè io per esempio prediligo spazi molto grandi perché mi sono accorta negli anni che preferisco dipingere in grande. Sul piccolo, sulla piccola scala faccio molta fatica, probabilmente perché il mio gesto è molto largo, quindi farlo in stretto faccio più fatica. Un pensiero in grande, insomma. Un pensiero in grande, non saprei dire perché e per come, ma è così. E comunque la street art nasce anche con questo concetto, avere un grande muro dove poter liberare un po' tutta la propria fantasia e potersi sbizzarrire un po'. Ecco, pensando, no, al mondo dell'agroalimentare e a FICO, che comunque rappresenta davvero, no, una pagina bianca, se vogliamo, in più di un'occasione l'abbiamo definita proprio così, una pagina bianca per l'agroalimentare. Allora, dovendo immaginare un'opera di street art dedicata alle filiere, a tutto questo mondo, su cosa andresti a giocare? Ma allora, sicuramente lavorare sul tema food è molto interessante, perché al di là del packaging del prodotto, lavorare proprio sul prodotto può essere molto molto bello. Ci sono fabbriche che fanno dolciumi su cui comunque si può lavorare molto bene, perché il dolce, come il gelato, come il pasticcino, come anche le amarene fabbriche, per dire, si riesce comunque a lavorare su certi temi in una maniera molto creativa, proprio perché già l'azienda di per sé dà creatività all'artista. Cioè, esatto. È già un modo, non so, certe cose nascerebbero proprio in modo spontaneo. Quindi un artista in azienda in qualche modo potrebbe trarre degli spunti, farsi ispirare, lasciarsi un po' aprire la mente da tanti piccoli spunti, da tanti input. Certo, e penso anche che le aziende trarrebbero beneficio a investire un po' di più nell'arte oggi. Sono ancora poche che lo fanno, ma penso che in un paese come il nostro, che è ricco di storia e di cultura, l'idea che gli italiani artisti scappino tutti all'estero è un po' desolante. Quindi è limitativo, perché? Perché cos'è che, o meglio, per quale ragione il mercato artistico italiano è meno pronto rispetto a quello legato ad altri paesi, ad esempio, non so, possiamo pensare al Nord Europa, magari agli Stati Uniti, perché? Allora, io penso che purtroppo siamo ancora ancorati a un sistema molto vecchio, legato ancora ad artisti del passato, quindi si investe molto su artisti del passato, nel Novecento, che hanno già fatto la storia e che hanno già notorietà. Quindi se si investe su un'opera di un artista conosciuto, sicuramente si fa un investimento sicuro. Se si investe su un artista giovane, l'investimento lo si vedrà fra 50 anni. O fra 20, fra 30, se l'artista nasce subito, tipo Banksy, è nato dal nulla, tutti dicevano è un mezzo vandalo, crea di qua, crea di là, ed è diventato uno degli artisti più famosi e quotati del mondo. Quindi, per dire che la street art sta iniziando ad arrivare anche in Italia, adesso è una nuova frontiera, ma purtroppo è ancora vista come mezzo atto vandalico e non è tutelata sotto certe... Ecco, pensando un po' anche alla tendenza al recupero, in qualche modo alla riconversione di spazi urbani, perché adesso la street art viene interpretata un po'... quando viene accolta bene, viene incanalata in questo tipo di attività, quindi magari anche le varie amministrazioni comunali tendono a rivalutare zone urbane
un po' particolari attraverso appunto queste opere. Quindi in qualche modo c'è una tendenza al recupero. Possiamo pensare sì. anche che i giovani artisti abbiano una sensibilità diversa rispetto alla lotta allo spreco in generale, quindi anche determinati materiali che diversamente andrebbero al macero vengono rielaborati, ripresi e trasformati in qualcos'altro, quindi trasformati in arte. Tra la street art, che punta in qualche modo anche al recupero e alla valorizzazione di certe aree urbane, e appunto questo tipo di forme artistiche che rivisitano materiali riciclati, c'è una rinnovata tendenza alla, diciamo, alle tematiche ecologiche, comunque al rispetto dell'ambiente? Certamente, io ad esempio uso, non so se avete presente, i cartelloni pubblicitari, quindi quelle lastre di ferro arrugginite, ecco, sulle quali si viene affisso proprio il poster, come faceva Mimmo Rotella, che è famosissimo, che attaccava, staccava pezzi di poster, addirittura andava a rubarli, li trovava in giro, li smantellava, e, perché comunque è stato uno dei primi a capire che questi oggetti che portavano in sé la storia del tempo che scorreva, quindi la pioggia, il tempo, davano proprio a questo oggetto il vero valore storico, ma non solo storico, anche di quella bellezza, di quella patina del tempo. Dunque la stratificazione che si va a raggrumare poi su questi oggetti artistici, che diventano artistici perché racchiudono un po' tutto, quindi diciamo il valore estetico cambia, esatto, proprio con il passaggio. Diventano anche proprio oggetti molto belli da mettere in casa. Se uno pensa solo a 20-30 anni fa, che venivano buttati via come pezzi vecchi, usati, ferro, invece oggi c'è proprio questa tendenza al recupero di questi materiali, perché c'è una tendenza verso il vintage, verso tutto quello che è vecchio. Dunque le nuove tendenze artistiche vanno un po' in questa direzione, possiamo dirlo, diciamo sì. che è davvero... Riutilizzare materiali vecchi, che sia legno piuttosto che queste lastre di ferro arrugginite sul quale poi l'artista va a dipingere, sicuramente sì. Io per esempio utilizzo un po' questi materiali. Perfetto, noi siamo quasi prossimi alla pubblicità, ricordiamo l'appuntamento che è in programma a febbraio, se non sbaglio, no? Esatto, il 3 di febbraio, sabato, farò questo live painting su questa fotografia molto bella di Carpigiani. Qui, naturalmente, all'interno della Fabbrica Italiana Contadina. Esatto, all'interno dell'arena. Perfetto, noi ringraziamo allora Nelly Ruggeri e ci fermiamo per pochi istanti di pubblicità. A tra poco.